Se riesci a vederci, puoi dirci per favore quanti siamo in questa stanza? Grazie. Conoscete almeno uno dei nostri nomi? Se sì, va di. Ti stiamo dando fastidio? Se sì, mi accendi queste lucine qua, per favore. Siete morti qui? Siete i bimbi morti in questa struttura? Se sì, mi accendete anche solo le lucine, per favore. Grazie, la risposta è arrivata. Però non fateci male, finché le fate cadere là va bene. Puoi dirci per favore uno dei nostri nomi? So che tanto li sai. Noi qui l'anno scorso abbiamo fatto una foto interessantissima in una stanza di sopra che poi andremo a vedere, però che non prende il segnale, quindi poi registreremo noi. Guarda K2, in questo momento. Ho incrociato gli occhi. Dobbiamo pregare per voi? Per tutti quanti. Loro signora splende lei la luce perpetua. Riposino in pace, amen. Non farlo, Claudio. Allora, forse in questo posto è meglio dove leggiamo Satana sentito. Stiamo dando fastidio, probabilmente. Mamma mia, che segno chiaro, eh. assicurato lei. Proprio in questa chiesa. Proprio in questa chiesa, ma è frutto dei riti, cioè siete rimasti imprigionati qui perché vi hanno evocati Porca miseria, porca. Io perché vi hanno imprigionati vorrei riceverlo in testa con i questo. rituali che fanno qui. È caduta anche la connessione. Noi Dai, c'è un altro casco. sì. Me lo metto Sì, c'è un altro caschetto. Mi metto la valigia qui a testa. Io stavo ponendo una domanda. Siete rimasti imprigionati qua in seguito ai rituali che praticano e continua ad andare giù la connessione. Parlo di questa roba e va giù la connessione. Scusate, ma ogni volta che parlo di questo argomento cade la connessione. Io quello che volevo sapere era se qualche anima, qualche energia fosse rimasta imprigionata all'interno, insegui e guarda la connessione. No, ma È uno non scherzo? posso, cioè, mi stanno prendendo per i fondelli. In seguito ai rituali che fanno all'interno. No, non ci credo, non ci credo.
cattivare. Sei tu che tiri le pietre? Ci stai tirando le pietre perché ti ha dato fastidio la preghiera? Ma mi ha proprio ammazzato il telefono anche, guarda. E fino adesso per me? Sì. No. Ma perché qua facevano cose brutte? Qui noi abbiamo trovato tanto sangue, abbiamo trovato addirittura... Niente, non mi fa parlare, faccio una commissione. Allora registriamolo, se non mi fai parlare in live, registriamo. È un posto pesante questo, eh? Pesante. Te lo richiedo ancora una volta. Possiamo fare qualcosa per te? Cosa possiamo fare per te, visto che siamo qua? Ma siete voi che volete rimanere qua o siete obbligati a rimanere qua? Rispondete con un sì o con un no. Siete obbligati a rimanere qua? Se sì, mi accendete queste lucine, per favore, così noi capiamo. Grazie. Sì, sì, si vedono. Ci sono tutte delle ombre che girano, veloci, velocissime. Ma poi c'è, qui dovevamo visto roteare il filo, qua bisogna tenere la testa ben chiusa, qui dentro, ma non negli elementi, proprio in testa. Ti va di darci ancora una volta il segno della tua presenza senza farci del male, per favore? Vuoi che andiamo via? Se sì, mi accendi queste lucine, per favore? Sì, vuole che andiamo via. Lasciamo un registro, guarda. Andiamo via. Lasciamo un registratore. Ti ringraziamo. Sentiti. E mi sento di chiederti scusa se ti abbiamo disturbato. Vuoi ancora parlare con noi? Cosa vuoi dirci? Io sono rimasta senza parole. Adesso però questi resti non ci sono più, fortunatamente più. Hanno probabilmente smesso di fare queste schifezze all'interno di questa struttura. Io direi, Dani, che prima che succeda qualcosa... Io qua sono stata spinta brutalmente, non vorrei fare la stessa prima. Perché ero stata spinta? Ma tu hai... Questi sono appena nel porto, adesso, comunque. Sì. No, non c'è proprio. Allora, niente, lasciamo la registrazione qua. Chiudiamo la diretta perché dall'altra parte non... Stai. Possiamo andare via, per favore? Io andrei via, perché se ti chiede lui di stare qua... Guarda, capo, tu. Posso dire? È ambigua questa proposta. È ambigua, vero? Andiamo sì, di là. Sì. Comunque, ci sono più entità comunque, anche qua. È una cosa che non vediamo. Andrei. Spegniamo Ecovox.
Grazie comunque. Grazie, ciao. 01 di nuovo, 00. Guarda. Ti va per favore di darci un segno della tua presenza senza farci del male? Grazie per aver acceso lo strumento. Noi qui 2 anni fa abbiamo fatto una foto di un bambino affacciato a una finestra. Con un colletto di una finestra. Sei tu questo bambino? Quelli sotto sono i gradi. Sì. È andato a 43 gradi di botto. 43 gradi. Guarda, è salito. Come fa a essere 43? È salito, però non era così. 43 gradi e 4. 42 gradi. No, non era così. Guarda le luci. Non può essere 43 gradi, così è un termometro precisissimo. Appunto, ma non era così, per quello ti ho chiesto il termometro, è salito di botto, adesso 0,5. Io. Sei stato tu a mandare su la temperatura? Ti va di dirci qualcosa, per favore? I gradi. I gradi. Chi è che li ha fatti salire quei gradi? Riesci a farmi riscendere alla temperatura reale? So che se vuoi, puoi farlo scendere. Grazie. Sì, ma 36,9 mi sembra un po' eccessivo. Me lo fai scendere alla temperatura reale che c'è in questa stanza? Per favore? No, scusa. Stai fermo. È Celsius. Sì, è Celsius. Li porti alla temperatura reale, che sappiamo non essere questa, per favore? Sì, ancora più giù, perché sta scendendo. Sì. Questo non ce l'ha mai capitato. No, è la prima volta. Ma di botto è salito. Ma si porta su di temperatura, giù di temperatura. Giù, è andata a 42 gradi. 42 gradi? Su, no? Sì. E cazzo, per quello ho sentito il gelato? No, di minimo, di alti. Guarda, grazie comunque per avermi ascoltato. E adesso ha riportato la temperatura normale. Io ho sentito un gelo da vento qua. Come se fossi in piedi inverno e mezzo ghiaccio. Ma questo ha rilevato invece come se fossimo nel deserto. Grazie. Del Sahara. Perché Daniele. Adesso 11 gradi e 9. Mi piace che giochi con noi con questo apparecchietto. Ti va di accendermi le lucine di questo apparecchietto un po' di più? Meno 9. Si sta proprio giocando. Meno 8,9 gradi. Grazie, continua pure perché per noi è la prima volta che... Merda. Ma sarei io la merda? Giusto per capire. Meno 20, meno 20 e mezzo. Guarda. No, ma sta... Guarda io. Dani, guarda io. Oh, ragazzi. È venuto un gelo adesso. Guarda, io faccio il fumo dalla bocca, meno 20. Ragazzi, sto gelando. Sì, no, adesso è arrivato il gelo. Sta... Ma io lo sentivo già prima. Boh, guarda. Si sta spegnendo il mel. Guarda. Sì, sì. C'è qualcuno qua. Perché è così lento? Meno 21. C'è un freddo porco, guarda. Sì, ma io non vedo più neanche i numeri qua. Meno 21.
Ce lo sta spegnendo. Sì, sì. Ti va di fare ancora questo gioco con me, per favore? Me lo spegni questo apparecchietto? So che se vuoi gli scarichi tutta la pila e lo fai spegnere. Mi hai già accontentata, però se ti va ancora di fare questa cosa. No. No. Vabbè, grazie lo stesso. È qua comunque, è proprio qua. Senti che folate. È fermo qua. Fredde. Aspetta che prendo un altro strumento. È qua Claudio, è proprio qua in mezzo, qua. Tieni questo, sta registrando. Ho sentito un freddo di là, ragazzi, mi sembra. Ma sopra meno 20 gradi. Meno 20 gradi. Da più 40 meno 20. Ma guarda che camminava.